ferisce Dorelli che canta e chi fa vedere i pugili sul ring. Balletto vuol essere cortese e non vi fa la lotta giapponese. All'appuntamento, a non tardare come sempre, tu mi lasci solo, la gente ride di me, t'ho portato un fiore, non devi farlo appassire, penso solo a te, vieni subito qui. All'appuntamento, io t'aspetto come sempre, vieni presto amore, ti prego corri da me, c'è la luna in te, ma non avrela per me, se io vedo te, tutto torna a brillare. All'appuntamento, a non tardare come sempre, tu mi lasci solo, la gente ride di me. Voi, io, la Pitagora, che non ha più il coraggio di presentarsi dopo quella brutta figura che ha fatto con il diario Bomba. Posso dirvi sinceramente che la Pitagora è nelle mie mani, l'ho domata. Vieni, vieni avanti adesso però, Paolo, non aver vergogna, su, vieni avanti. Quello che è stato, dimentichiamo tutto. No, no, sono stata proprio cattiva, sai. No, dimentichiamo tutto, facciamo finta di ricominciare da capo, come il primo giorno che ci siamo conosciuti. Davvero? Sì, e poi ti dirò di più. Proprio ricominciamo come la prima puntata, te la ricordi? Sì. Va bene, il primo giorno? Avanti, però adesso inizia. Va bene. Signore e signori, buonasera. Questa sera finalmente possiamo parlare dei film musicali. 7:30. Eh no, ma allora tu lo fai apposta? Dimmelo, eh? Ma lo vedi che sei un dittatore, allora? L'hai detto tu di cominciare come la prima puntata. Senti, Pitagora, tu non devi mica agire così, sai? Perché no. Se dopo se mi arrabbio perdo la pazienza, non so io. Non mi lasci neanche parlare, fai sempre quello che ti pare a te. Io cambio trasmissione, cambio. Magari. Ma ditemi voi come posso fare io, continuare così. Lo darei per lei. Grazie. Sta Pitagora, male che sono quasi alla fine qui. Caro Johnny, mi ha scritto la Pitagora, mi ha detto che la fai piangere, l'ho visto io con i miei occhi. Quando torni a Meda farai i conti con me. Serafino, i conti con te, Serafino, no. Mio caro, non ti devi arrabbiare, non dimenticare che tu sei boxer di professione, non puoi muovere le manine. Ti tolgono la licenza, e questo io lo so. Comunque, se ti può far piacere, io vado subito a consolarla. Tutte le ragazze mettono il rossetto. Tutte le ragazze vestono alla moda. Ma io non posso perché ho conosciuto un ragazzo simpatico che non vuole e per lui non lo farò. Tutte le ragazze escono la sera, tutte meno una. Tutte le ragazze sognano la spider, ma io non posso perché dovrei lasciar quel ragazzo romantico che non vuole e per lui non lo farò. Tutte meno una, tutte meno una, tutte meno una, tutte meno una. Thank you.
Caro come te, dolce come te, ce n'è uno solo, vedo solo te, solo insieme a te. Mi piace uscire, ma non parlarmi mai d'amore. Le ore al tempo non rubare. L'amore viene quando vuoi. Caro come te, dolce come te, ce n'è uno solo, vedo solo te, solo insieme a te. Mi piace uscire, ma non parlarmi mai d'amore. Le ore al tempo non rubare. Quando vuole, non ha bisogno di parole. Caro come te, dolce come te, ce n'è uno solo, vedo solo te, solo insieme a te. Mi piace uscire, ma non parlare. Cara Gigliola, cara, come mai anche tu al ballo delle debuttanti? Ma io sono una debuttante. Piuttosto tu, cosa fai qui fra le debuttanti? Ecco, ah già, ti dirò, io passavo di qui per caso, mi sono detta... Perché non approfittarne? Oh, le mie belle debuttanti! Anna, ma non mi fare di questi scherzi. Cosa fai qui? Oh, Johnny, ti spiegavo. Ecco, passavo di qui per caso e allora mi sono detta... Guarda che hai sbagliato sketch, non è qui dove devi ballare. No? No. Va bene, peccato. Era tutto così bello. Ciao, ragazzi! Ciao Anna. Cara Gigliola, sei stata una magnifica debuttante. Grazie. Sì. Ti piace il mio abito da sera? È molto bello, sei molto carina e hai scelto anche un simpatico cavaliere. Grazie. L'ho scelto perché è un debuttante anche lui come me. Ah sì? Me lo presenti? Sì. Roberto Bisacco. Io sono lieto di conoscerla, ma la conoscevo già in effetti perché ho seguito I Miserabili alla televisione. Lei era Mario, il fidanzato di Cosette. Bravo, vedo che segue con interesse le trasmissioni. Dunque, lei ha debuttato nei Miserabili e Gigliola ha debuttato come ingenua in uno show musicale. Proprio così. Lui nella prosa e io nello spettacolo musicale. Bravi i miei Miserabili, i miei debuttanti. Dunque, senta, lei cosa farà prossimamente? Farò Luciano Bonaparte nei Camaleonti. Complimenti, arrivederla, molto grazie. Lieto. Ciao Gigliola. Ciao. Le affido Gigliola, mi raccomando. Grazie. Beati loro, io comunque ho altro da pensare, devo pensare alla Pitagora, che mi dà grossi problemi, chissà cosa starà facendo. Avete sentito cosa ha detto il matatore? Vai a creare qualche personaggio.
e io gli faccio una bella toscana, di quelli che hanno la mania dei conti della spesa. La vedremo, signor Dorelli. Allero, l'allero, gnappe, gnappe. Complimenti, cara, questa bistecca è formidabile. E ci credo, gli è buio di maremma. E l'ho trovata in una beccheria un po' lontanina, eh. 1000 lire di tassi, andata e ritorno. Ah, però ne valeva la pena, eh. Non ho mai mangiato niente di meglio, ovvio. E ci credo, la costa 2000 lire il chilo. E sto 3 etti, facci conto. Ah, è facile, 3 per 2, 6, 600 lire. 600 lire una bistecca, ma l'è non dico. E tu lo sapevi? Ma non è la vita che la costa. E poi c'è i gas e l'olio, il sale, anche il sale, e costa poco, ma costa. Ok, non mangi più? No, che non lo so, forse l'era troppo grande, non lo so, improvvisamente. Pazienza, non si vuole mica sprecare la grazia del Signore. O che ti andrebbe un cincinino di insalata russa? Quasi, quasi, un piattino di insalata russa e me la mangerei. Come l'è? Buona, eh? Ci ho messo di molte cose. Patatine, acciughine, carotine, barbabietoline. E ci ho speso solo di ingredienti 2500 lire. 2500 lire? Ah, sì, eh. Ma allora una forchettata di questa insalata russa, a occhio croce, la costerà 700-800 lire. Ah, sì, eh. Però non è tutta roba genuina. Allora è la vita che la costa. E mangi più? E tu mangia, porino, che sei deperito. Che ne so, mi sta passando l'appetito, non si sa perché. Se tu fumi troppo, su via, piglia almeno un frutto. Mm? No, lo sai, non mi va di star lì a sbuccicare. No, via, io che ci sto a fare? Guarda che bellezza di pera e te l'ho già sbucciata. Buona, succosa, proprio mi piace a me, meravigliosa. E ci credo, sono pere californiane, 1000 lire il chilo. Quella pera la vale 500 lire. 500? Un mi va, proprio un mi va. Se tu mangi nulla, porino, oggi è una fortuna che faccio la spesa solo per uno. Che se te tu mangiassi anche te, non so mia come si andrebbe a finire. Coprati che corrono. Signore e signori, l'ospite di questa sera è Giuseppe Di Stefano. Ciao Pippo, io ciao. Ti chiamo Pippo perché ormai tutti... Mi hai visto nascere? No, no. Allora, è l'opposto. Comunque io ti ho sentito cantare a Metropolitan New York, tutti lo chiamano Pippo, allora ti chiamo Pippo. E vado per il Pippo. Vado per il Pippo. Io ti ringrazio perché è la prima volta che noi ospitiamo un tenore. Al nostro quiz, anche l'anno scorso non abbiamo mai avuto un cantante lirico. E finalmente. Comunque, ti ringrazio per essere intervenuto alla nostra trasmissione. Piacere. Cosa fai di bello questo periodo? Beh, in vacanza, incido qualche dischetto. Canzoni? Di canzoni napoletane. Canzoni napoletane? Sì. Bene. Senti, tu sai di cosa si tratta? Beh, non ho un'idea, deve essere qualcosa come il... giochetto. Già, indovinare. Esatto. Io sono specialista in quelle cose. Ah sì? Come mai? Ho fatto il primo, l'apertura del... La strada dei sogni. La fiera dei sogni? Fiera dei sogni. Benissimo, qui... E che memoria che c'ho, Il giochetto è un po' diverso, ma insomma si tratta di giocare. Poi a te piace giocare, no? Giochiamo. Giochi? Si gioca, si giochicchia. Bene. Allora senti, io ho il pulsante in mano, ho 15 diapositive a disposizione. Ti farò vedere delle cose, cioè paesaggi, nature. Supponiamo esca la montagna. Tu mi canti una canzoncina legata alla montagna. È facile, no? Sì. 5 secondi. Un po' pochi. Sì o no? No, diciamo,
No, facciamo 5 secondi, è la regola del gioco. No, ma per un tenore, visto che è la prima volta che c'è un tenore. Mi spiace, non tenuto posso. Conto per che te uno... l'avrei fatto. Ma... Vabbè. 5 secondi, eh? Bisogna subito cantare, appena vedi canticchiare il motivetto, appena vedi la diapositiva. Va bene. Hai 15 gettoni d'oro, 15 diapositive e la possibilità di vincere 15 gettoni d'oro che adesso ti farò vedere. Le nostre vallette ci porteranno i gettoni. Eccoli qua, senti, oro, controlla. Sì, vero oro. Vero oro. Grazie, poi alla fine vedremo Piano. Su quello vero oro. Porta fortuna. Me l'auguro. Grazie. Alla fine vedremo quanti gettoni tu hai vinto. Pochi. Mi auguro tanti. Prima diapositiva, partiamo? Ti vuoi sedere, vuoi rimanere in piedi? No, fai come vuoi. Sono seduto. Andiamo. Via. Ma sole mie. Esatto. Facile, un po' facile questo. Facilino. Seconda. Quando varchio marinare, che si vede l'estate. Buona. Terza diapositiva. E la luna rossa vedere. Esatto. Quarta diapositiva. Ripetizione. Ah, è un trucchetto. Poi dunque. E che fine? No, hai perso un gettone. Senti, dunque, se esce di nuovo il sole, come in questo caso... Non posso cantare quella di prima. No, sole mie, bisogna eliminarla, bisogna cantare un'altra. Non te l'avevo spiegato, comunque, mi spiace. Vabbè, ti rifai adesso. Andiamo avanti? Sei rimasto un po' male, però. No, adesso lo sto pensando che potranno... potrà capitare ancora questo. Non so se ricapita il sole, ma potrà magari ricapitare la luna, quello che hai visto prima. Andiamo avanti? Posso andare avanti? Via. Hai visto? Mare. Va bene. È nuova come canzone, però l'accettiamo. È del prossimo Festival di Sanremo questa. Ma c'è che ci... L'hai scritta in questo momento. Che 5 secondi sono pochini, però, eh? Sì. Ma voi quando cominciate a contare? Subito? No, lì c'è il nostro cronometrista, guarda. Lì. Positiva. Ma tu sei nato in Sicilia, cresciuto a Milano... E hai l'accento romano stasera? Io sono a Roma, faccio il romano. Ah, basta. Diapositiva. Tu come la neve che vien giù, col tuo morbido candore. È una della Belle Époque, lui non la conosce questa. Non la conosce? Io ne ho altre, ma questa non la conosce. Comunque, buona, via. Altra diapositiva. Questo ce l'hai fatto. Dai, guarda che luna, guarda che mare. E stavolta. Perfetto. Ah, sei in forma, eh. Mica la terza, eh. Mica la terza. Andiamo avanti? Sei pronto? Stessa spiaggia, stesso mare. Ma tu conosci più le canzoni, conosci di più le canzoni che le opere, vedo. Sì, io per riposarmi della lirica io ascolto queste cosucce, capito? Ah sì? Ah, cosucce, non ho capito. Cosucce, nel senso... Sì. Cominciamo, io ho detto Caruccio. Tenore, ospite, vabbè, Caruccio, ma le cosucce. Vabbè, parlerò col mio clan. Se do le stelle risaccio solamente din da lugore ne tengo le ponte. Mare chiare. Esatto, sì. Perfetto, continuiamo. Lo so io che... E nevica vedessi come nevica. Ti dirò che sei un fenomeno, però mi spiace interromperti perché io vorrei farti continuare a cantare. Fa un concertino, concertino. A che quota siamo? Ancora 5 gettoni. È più difficile. Altra ripetizione. Ah, queste... Due stelle sono cadute. Di rendine, mi sente, eh? Sì. Buona. Sai perché io... Perché non avevo capito bene se eri partito prima tu o prima il suono. Sei partito prima. In concomitanza. Vogliamo continuare? Le nuvole. E nuvole più nere stanno a ca. Quanto è bello sto paese. E nuvole più nere stanno a ca. Com'è?
lo so. E nuvole che neve sono già. E con mascuro cielo sto paese. E nuvole che neve stanno a casa. Sì, esatto. Ci è voluto un po' di tempo, eh? Sì, no, anche per me, perché sentivo sempre le nuvole che neve stanno a casa. Intanto quello del gong si è incantato. Bravo. Continuiamo, ancora tre gettoni. Pippo, eccola qua. Nevica. No. Chiove. Chiove a zeffuna, ninetta mia. Non la sai, è una delle più belle canzoni da poi l'anno. Chiove, chiove. C'ho pure un dischetto io di Chiove. Sono rimasto un po' male perché volevo vederti un po' perdere, invece qui siamo agli ultimi due gettoni, hai indovinato quasi tutto. Ma dimentichiamo che a me mi ha rovinato la lirica, io. Io vengo dalle canzoni, Ha rovinato la lirica. Io ho debuttato come Nino Florio. No, come Nino Florio, esatto. Beh, continuiamo. Stelle. No, questa non te la dico proprio, cara. Le luci erano le stelle, mi sono... Ah! Hai visto? Ha rovinato la lirica. E luci erano le stelle. Peccato, vediamo un po', chissà mai che riesca. E luci erano le stelle. No, aspetta, no. Cambio. Vado? La neve. L'ultima. Le nuvole. No, quello che vuoi. Pioggia. Piove. L'ho già detto. Ma io l'ho voltato di là, questo non vale. Ma io ti ho detto via, sei Io ho perso almeno un paio di secondi, perché io l'ho voltato di là. Bisogna fare un'altra, Bisogna fare un'altra. Te la faccio, non lo so io. Comunque, senti, facciamo una cosa, io te la faccio a voce. Dico una cosa e tu parti, senza diapositiva. Perché guarda, io schiaccio ancora e viene fuori che è finito, vero? No, c'è ancora, vai! Quella di Modugno, come si chiama? Ah, ciao, ciao, bambina! Ancora! E chiove, chiove! E qui siamo, per un pelo. Vediamo ancora se c'è... Ci sono ancora diapositive, vediamo. Credo di no, No, è terminato qui. Vediamo quanto hai vinto. 13 gettoni, la serie. Il mio numero. Il tuo numero. 13 gettoni, solo due gettoni persi. Magnifico, direi, no? Sei stato bravissimo. Fatto bene. Molto bene. Buona figura. Sì, credo il massimo è stato alla prima nostra puntata con la mina 14 gettoni. Tu 13 però. Non sapevo. L'altra volta mi preparo meglio. Comunque Pippo, io ti ringrazio. Adesso chiamo le vallette che ti dovrebbero consegnare i 13 gettoni. E questo? Eccoli qua. 13, quelli no? Sono contati. Sono contati, li tengo io, sai perché? Qui facciamo sempre un ricattino. Chiediamo all'ospite se gentilmente ci dedica una canzone. Ah, certo, Tu, intendiamoci, canzone, puoi anche cantare una romanza, quello che vuoi. No, è quello che volete, io sono qui apposta. Cosa ci canti? Già preparato. Sì. Canterò... come si chiama? Aspetta che te lo ricordo io. Non mi ricordo più come si chiama. Tutta per me. No, dopo. Tutta per me si dopo. Chiama. No, la canzone è tutta per me. Io ti ringrazio, Pippo. Ciao, a presto. Signori, Giuseppe Di Stefano vi canterà Tutta per me. Tu non ti
tiene tu, Maria. Nuraggio e sole vostro cuore can vo soffrì, n'aria serena vostro amore can vo morì. Cia cia cia, uno, due, cia cia cia. Basta così. Ma come, maestro, se abbiamo appena incominciato. Siete bravissimi, ma non vi voglio sottoporre ad un eccessivo, diciamo, esercizio. Poi ho detto tra noi, mio caro, mi ha telefonato una signora che vuole un appuntamento privato per una lezione. Lei capisce. Quando è così, maestro, ce ne andiamo. Andiamo, ragazzi? Bravo. Buonasera, maestro. Buonasera, miei cari. Mi raccomando, però, uno, due, cia cia cia. Uno, due, cia cia. Buonasera, buonasera. Uno, due, ciao. Bravi, buonasera, bravi, bravi. Sarà lei? Buongiorno, maestro. Pronto? Pronti per che cosa, scusi? Ma per la lezione, no? La lezione di ballo. Ah, signore, io sono già occupato, ho un altro appuntamento. Ah, sì, lo so, con la signora Saloni. Brava, come fa a saperlo? La conosce? Altro che se la conosco. Sono io. Ah. Come sarebbe dire a? Sarebbe dire a. Ah, come a Saloni. Ah, sì? E se mi fossi chiamata Botticelli, che avrebbe detto? Botticelli avrei detto... Ah, sì. Ah. Ha visto che anche lei ha detto ah. Ah, per favore.
non perdiamo tempo. Lei mi ha dato un appuntamento, io sono venuta, adesso tocca a lei a insegnarmi a ballare, ah? Ho capito. Ma adesso che fa? Si spoglia? Mi tolgo il maglione. Oh, no, 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 no. Non mi piacciono gli uomini in camicia. No, no, non si tolga la cravatta. Questo caldo. No, 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 no. Non mi piacciono gli uomini senza cravatta. Cosa faccio? Mi metto il cappottino? Beh, guardi, che lo spirito con me non attacca, sa? No. Va bene, ho capito. Dunque, lei ha mai danzato? Non mai, altrimenti cosa sarei venuta a fare qui? Non so. Anche questo è giusto. Cosa vogliamo insegnarle? Diciamo un cha-cha-cha? Ma che cha-cha-cha? Un twist. Ma che twist? Un Madison, un Aligalli, un surf. No, ma che cosa sta dicendo? Senta, se lei vuole imparare a ballare sulle punte, ha sbagliato indirizzo. No, 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 no. Senta, maestro, io vorrei imparare uno di quei deliziosi balli lenti da innamorati. Perché lei deve sapere, mio caro maestro, che mio marito quasi tutte le sere mi porta al night con altra gente. Mio marito mi domanda sempre di ballare, ma siccome io non so ballare, balla con le altre. Dritto. Pardon? No, niente, dicevo... Allora io gli faccio una bella sorpresa. Io vengo da lei, imparo a danzare e poi quando lui mi dirà balli cara, io, zoom, leggera come una piuma, gli salto tra le braccia. Poi viene da me e mi spacca la faccia. Pensi che sorpresa. Oh, da perdere la testa. Ma che fa, mi prende in giro? Non mi permetterei, signore, comunque ho capito il suo problema, si accomodi, voilà. Brava, sa girare molto bene. Dunque. Ma perché mi fa sedere? Cos'è? Un ballo che si farà seduti? Signora, la prima cosa che un'alunna deve imparare è quello di concedere con grazia e con eleganza la danza che viene richiesta, capito? Sì. Siamo in un night. In un night? Signora, qui ci vuole un po' di fantasia, vero? Siamo in un night e lei è seduta ad un tavolo di questo night. Io sono suo marito. Vogliamo prendere sul serio questa cosetta? Dunque, io sono suo marito e sto per venire da lei per chiedere di ballare. Finta indifferenza. Perché? Perché lei sa. Ah, già. Oh. Io so e invece mio marito non sa che fra poco danzerò con lui. Poveretto. Come ha detto? Niente, dunque, dicevo, io sono suo marito e sto per arrivare da lei. Sì. Dunque, finta indifferenza. Ma cosa fa? Si mette a fischiare adesso? E certo, faccio il fischietto dell'indifferenza. Va bene, comunque io sto arrivando da lei, eh? È pronta? Pronta. Suo marito dove è nato? A Napoli. Bene, dunque. Anni, ci vuole ma fa chi sta ballo? Oh, sì! Ma no, lei non deve reagire così, le deve far cadere tutto dall'alto. Riproviamo. Anni, belle papà. Ce lo volimmo fare questo ballo? Dall'alto. Sì. No. Cambiamo metodo, si accomodi. Io non sono suo marito, sono un signore che lei non conosce. Chiaro? Benissimo, e sto per venire da lei. Va bene? Finge differenza. No, ma senza fischio. Dunque, sto arrivando da lei? Sì. Signora, posso chiederle di danzare con me? Grazie, no! Non ballo con altri uomini che non siano mio marito. Oh, beh, ho capito. Venga da me. Cambiamo tutto. Dunque, lei vuole imparare un ballo gentile, delicato, sì. Sentimentale? Sì, maestro. E allora le insegnerò il tango. Venga da me. La prima cosa molto importante è di guardarsi bene negli occhi, fissi. Ma cosa fa? Mi ride in faccia? No, ma lei non viene da ridere. È un gioco che si faceva da ragazzini. Ci si guardava dritto negli occhi e il primo che rideva perdeva. Io ho sempre perso. Un giocherellone. Dunque, comunque, questo non è un gioco. No. Siamo seri. Sì. Dunque, io farò 5 passi indietro e lei invece farà 5 passi avanti. Avanti. Con questo ritmo. Tara, ra, 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 ra. Ha capito? Iniziamo? Iniziamo? Questo. Dunque, avanti, eh? Mi raccomando, però, si fermi sul quinto passo. Ah, fermati. Tara, ra, 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 rai.
Signora, io le avevo detto di fermarsi. Sì, ma io mi sono proprio fermata sul Rai. No, sul piede. Comunque adesso lo tolga, sia brava e ricominciamo da capo. Adesso indietreggia lei e vengo avanti io. Da che? Questa. Ma allora è un vizio. Signora, guardi, non è certo colpa mia. No, ma scusi, lei sa che io sono una principiante, ma al Rai lei tolga il piede, se no io... Venga qui. Stia ferma adesso, eh? Stia ferma e soprattutto ferma con i piedini, quei birichini. Ecco, così. Io le farò vedere dei passi che un giorno lei potrà fare. Guardi, si chiamano il liscio. Guardi. Tarra. Che bello! Ecco, bene, le piace? Bah. Continuiamo. Cheek to cheek. Cheek to cheek in inglese vuol dire guancia a guancia. Così, bravo. Andiamo avanti, eh? Da che parte? Da che parte? Come da che parte? Da che gamba, papà? Questa. Aia. Andiamo avanti. No! Venga qui. Comunque come migliora. Se le piace. Brunona. Andiamo come avanti. Come bello, maestro. Qua. Ah no, questa volta non sul piedino. Comunque facciamo una bella cosa. Lei adesso continua, va bene? Come continua? Continua solo. No, solo. Io non ce la faccio più. Dunque, lei continui solo e io tengo il tempo. Solo. Così. Sola, vada avanti. Molleggi. Guardi che qui non stiamo sciando. Con la musica, maestro. Alla musica, voleva musica. Sì, la musica, voglio. Sai cosa le dirò? Che un'ottima idea. Ecco. Dunque, metto la musica. Mette il disco. E lei continua da sola. È difficile. Brava. Brava. Così. Brava. Brava, brava. Ma come si fa? Brava.
Guardi, maestro. Brava! Brava! Un tiro così. Le piace? Brava! È soddisfatto? Un tiro così. Brava! Lei senta, scusi. Scusi. Non ha mai ballato il tango con la borsa? La borsa? Provi con la borsa, provi, venga. È un nuovo ballo, venga, così. Oh, che bello. Lei indietro, reggi, brava. Parta con questo. Vai, vai, vai. Ancora a Saloni non puoi insistere, a Saloni basta, non ce la faccio più. Dov'è la signora Saloni, ancora lei? No. Lallualdi? Peccato, si vede che il maestro non è in casa. Vorrà dire che andrò a un'altra scuola di danza. Johnny sogna sempre ad occhi chiusi. Io invece sogno ad occhi aperti. Per questo che faccio le mie favolette musicali. Stasera voglio cantarvi la storia di due pulci e un cane. Due vecchie pulci da un davanzale sono cadute senza volere. Due vecchie pulci assai raffinate. Due pulci insomma dell'alta società. Sono cadute dal davanzale di un superattico residenziale dove vivevano nel borotalco da vere pulci dell'alta società. Ma un violento colpo di vento all'improvviso le trascinate. Le vecchie pulci un po' sfortunate precipitavano, precipitavano in una nuvola di borotalco fra bei cristalli e mille cieli blu. Ma un carrandaggio poco lontano se ne moriva di nostalgia e non si sentiva più sulla schiena il pizzicare della pulce sua. E così forte era il desiderio di risentire il dolce pizzicore che le due pulci caddero addosso al loro salvatore. Se li incontrate, son due pulci e un cane che stanno insieme, che si vogliono bene. Tutto sommato forse non conviene fare la pulcine dell'alta società. Fare la pulcine dell'alta società. Mi sembra già di vedervi, anzi di sentirvi dire uffa, adesso arriva la rubrica dedicata agli scocciatori. Beh, signori, guardate che è proprio quella parolina uffa che determina il successo di una rubrica televisiva. Soprattutto è questione di coerenza. Perciò, Vallette, prego. Nell'elenco, nell'elenco di rigore, la leggiadra mogliettina tutto amore. Deliziosa, sospirosa, sospirosa, affettuosa, affettuosa, tremurosa, tremurosa, ma nogliosa. L'assassino chi è? Ciao. Ciao. Buonanotte. Notte. Leggi. Leggi. Ah sì, voglio finire questo giallo. Giallo magnifico. Sono le ultime pagine. Leggi, leggi, io dormo e sono un po' stanca. Ciao tesoro, buonanotte. Buonanotte. Ma scusa, mi dimenticavo di dirti che l'altro ieri ho telefonato Gastone. Ma come, me lo dici adesso, cosa voleva? Oh, niente, niente, volevo soltanto salutarti, buonanotte. Buonanotte. Poi dici che mi arrabbio, mi rispondi con un tono di voce. Ma per forza, non so, non so nemmeno chi è l'assassino, sono qui che leggo così in santa pace. Ah! Ha detto così che voleva salutarmi. Ma cosa mi importa di Gastone? Che carattere. Leggi, leggi pure. Buonanotte. Buonanotte. Come farai?
Ma a fare che? A leggere dopo una giornata di lavoro, ma non sei stanco? Sono stanchissimo, ma leggere mi distende i nervi. Leggi, io dormo, io sono stanca, buonanotte. Che cosa c'è? Il poliziotto privato o la polizia ufficiale? Tutti e due. Che gusto ci sarà a leggere i gialli? Sono tutti uguali. L'assassino è quasi sempre il cuoco cinese. C'è il cuoco cinese? Non c'è il cuoco cinese. Va bene? Basta. Stanchezza. Buonanotte. Buonanotte. Non leggere troppo, è che leggere con la luce artificiale ti fa male alla vista. Non leggerò troppo. Ma perché non dormi, cara? Dormo, dormo. Perché io sono stanca, io di giorno lavoro. Oh, sembra che in casa non ci sia niente da fare, invece. Hai preso il calmante? No, non l'ho preso il calmante. Prendi il calmante. Ti prego, lo prendo dopo. No, 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 io ti conosco, lo so come fai. Poi leggi il giallo, ti nervosisci, non dormi più. Ti prego. Te l'ho preparato sulla tua letta, prendi il calmante. Ma insomma, prendi. Ma com'è sta storia? Ha preparato Gastone, prendi la medicina. Non leggere più. Ecco, l'ho preso. Guarda che effetto. Passato. Grazie. Buonanotte. Buonanotte. Leggi, leggi pure quanto vuoi, tanto a me la luce non dà nessuna noia. Buonanotte. Non è possibile. Oggi è venuta la mamma, è venuta a invitarci a pranzo per domenica, che cosa le dico? Dille che mancano 4 giorni a domenica, io ho l'assassino dietro la porta, non so che l'assassino tu mi pare di tua madre, basta! Ma che modi! Leggi, leggi pure tranquillamente, non ti disturberò più, buonanotte! E invece non leggo più, non ne ho più voglia. Buonanotte! Buonanotte! Tesoro, davvero non leggi più? No, non leggo più. E allora dammi il libro. Leggo io, mi hai fatto passare il sonno. Una maschera e un fucile. Certo che li conoscete. Sono gli oggetti di uso più comuni in estate al mare. Tutti si tuffano per vedere il fondo del mare. Ma cosa ci sarà poi di tanto bello da vedere? Thank you.
Quando è il momento del comico, Johnny se la squaglia con la scusa che lui i comici, gli attori comici non piacciono. Allora io ne approfitto per presentarvi con calma Aroldo Thieri, che interpreterà una scenetta con Franco Giacobini. Avanti. Dottore, c'è un signore che vuole essere visitato da lei. Prego, faccia entrare. Si accomodi, prego. Dottor Cista? Specialista della vista, oculista? No, eh? No, magari quello è l'attaccapanni, il dottore sono io. Si accomodi, venga. Grazie. Venga. Grazie. Ecco, no, stia attento. Venga indietro, così, coraggio. C'è il gradino, no? No, attento, un po' più a destra, giù, così. Bravo. Ecco. Oh, caro signore, vi dica tutto. Dunque, non so se ci ha fatto caso, dottore, mi si è leggermente abbassata la vista. Non si preoccupi, non è nulla. Dunque, adesso facciamo un esame, una visitina. Dunque, la gradazione numero 1. Sì, se l'1 non basta... Beh, allora prendiamo la gradazione numero 2. E se il 2 non basta? Allora c'è la 3, la 4, la 5. E se non bastasse nemmeno la 5? Arriviamo fino alla 27. E se non bastasse nemmeno il 27? Allora, in questo caso, abbiamo un allevamento di cani guida. Non c'è caso. Ma cosa dice? Ma no! La notizia funebre me l'ha dato. Ma stia tranquillo. Lei ha qui, davanti a sé, un luminare della scienza. Stia tranquillo. Venga, si aggrappi a me. Sì. Qui. No, sulla sedia. No. Su, ecco, dritto. Si accoglie a me, ma dritto. Non mi lasci. No, non lo lascio. Stia tranquillo, ecco, adesso fermo così. Sì. Guardi davanti a sé. Sì. Legga la prima lettera. Quale lettera? Quella sulla prima riga. Quale riga? Quella sul cartellone. Quale cartellone, dottore? Quella sul muro! Ma dove sta il muro? Andiamo bene. Adesso, senta, sì. Stia fermo qui, così. Adesso, al mio via, sì. Lei scatti velocissimo verso il muro. Sì, pronti? Sì, pronti. Via! Ha visto il muro adesso? L'ha sentito, dottore Urbano! L'ha sentito? Sento. Non ci vedi, ma si sente bene, Sento, fatale! Bravo! Stia tranquillo, adesso si scosti lievissimamente dal muro! Sì, quanto? 2-3 centimetri! 2-3 centimetri! Così! Ecco! Lo vede il cartellone? Sì. Mi legga tutte le lettere. Ne ho ricevute 2 di Carolina, ma sono lettere d'amore. Sono cose intime, private, dottore. No, le lettere del cartellone. Ah. Ecco, questa che le sto indicando con la bacchetta. Aspetti, dottore. Ecco, che lettera è? Ah, No, non è E. Oh. No, non è O, non è né E né O. Questa è la lettera F. Ma per me è una U, dottore. E invece è una F. Guarda, dottore, mi posso inocegarmi che è una U. Lasciamo andare. Mi legga tutta la prima riga. Per. Lasciamo andare, si volti. Dove? Qui, dove sono io, mi sente? Sì. Ecco, qui, così. Dov'è? Qui. Ecco. Vediamo l'occhio sinistro. Accidenti, lei ha la pupilla cristallina. Per forza è di vetro, è l'occhio. Vediamo il destro. Che bel marroncino, chiaro. È brutto, eh? No, per bacco. Albino? Sì, Quinto Alpini, sergente io. Non mi faccia perdere tempo, si accomodi. Adesso, con calma, stia attento. No, la sedia è qui. Ecco, così. Adesso misuriamo. Non mi lasci. Là. Ecco. Bravo, così. Adesso misuriamo le diotrie, Sì. Quante diotrie? 7 diotrie. E perché 7 diotrie? E quante se no? Tutte il cucuzzaro. Cosa dice?
Dunque, da questo primo esame io ho capito che lei ha bisogno di un buon paio di lenti. Lo credo. Intanto le darò i miei. Crede che andranno bene, dottore? Ah, certo, guardi, ho due lenti spesse come due belle fette di pane casareccio. E col prosciutto, col prosciutto. Oh. Allora, mi raccomando, stia bene attento perché io senza occhiali non ci vedo, Sì, sì, dia, tenga. Chi aspetta la luce? Sì. Dai gli occhiali, dottore. Ma come, non l'ha preso? No, non l'ho preso. Dia gli occhiali a me, riproviamo, no? Oddio, io senza occhiali non ci vedo più, sono perduto. Ma dottore? Mia, dove? Mi lascia da solo, no? No, ho perso l'orientamento. Dottore, dove sta? Dov'è lei? Non lo so, dove sta lei? Dove sta? No, dottore. Sì. Senta! Cucù! Sentete! Dove sta? Mi sente? Ho perso... Dov'è? Aspetta. Senta, dottore, sa che nome c'è? Sì. Ci vediamo un'altra volta. Arrivederla, dottore. Aspetti, che allora la accompagno. Trent'anni di canzoni d'amore, dunque... Ho cercato di accontentare un po' tutti. Due settimane fa ho cantato in inglese, poi ho cantato per i giovani. La settimana scorsa ho cantato in napoletano. Questa sera canto in italiano. T'ho voluto tanto bene. Non dimenticare che t'ho voluto tanto bene. T'ho saputo amare, non dimentica. Or di questo amore un sol ricordo t'appartiene. Non gettarlo ancora fuori dal tuo cuore. Se ci separo, se ci allontano, l'ala del destino, non ne ho colpa, no, e mi sentirò sempre a te vicino. Non dimenticar che t'ho voluto tanto bene. Forse nel mio cuore puoi trovare ancora tanto, tanto se nel mio cuor puoi trovare ancora tanto, tanto amore. Vi è piaciuta? Ora dovrei ripetere una canzone a richiesta di... un attimo... di mia sorellina. Era settembre. Era settembre e la pioggia cadeva. Era settembre e il tuo viso piangeva. Noi c'eravamo lasciati senza dire parole, non ricordo perché. Era settembre e l'estate moriva. Era settembre e un amore finiva. Io ti
vorrei rivedere, ti vorrei riabbracciare. Era un settembre senza di te. Dire parole, non ricordo perché, era settembre, quanto tempo è passato, era settembre, ma qualcosa è cambiato. Tu, perché sai che ti amavo, perché sai che ti amo, era settembre e tornavi da me. Viene, va e non ci lascerà.